po' difficile dire che cos'è il direttore della fotografia, perché io ho un'esperienza un po' bizzarra, nel senso che io non ho mai fatto scuola di cinema e tantomeno scuola di fotografia, e non ho mai fatto l'assistente operatore per nessuno e non ho mai fatto l'operatore di macchina per nessun altro. Ho avuto la fortuna di cominciare con un mio amico di liceo che era Silvio Soldini, abbiamo fatto un film insieme, ce lo siamo prodotto e io mi sono trovato a 23 anni a fare la fotografia di un film che ci stavamo producendo, e quindi in realtà non saprei dire cosa fanno gli altri, so quello che faccio io, cioè uno che ha cominciato senza sapere come mettere le luci e quindi ne ha messe sempre poche, e quindi diciamo che ho fatto di questa miseria fotografica e di questa deprivazione fotografica forse un metodo. Probabilmente proprio perché non ho una scuola dietro le spalle, sono abituato fin da presto, mi sono abituato a utilizzare ogni fonte di luce come una fonte di luce possibile, plausibile, anzi spesso più realistica e più veritiera e più interessante dell'artificiosità dell'illuminazione cinematografica classica. E quindi uso un po' di tutto, uso i neon, le lampadine, i LED, le pile elettriche, le torce, qualunque cosa che mi capita, i pezzi di carta, polistiroli, fogli bianchi, tutto è utile a cercare di riprodurre la realtà. Il problema è cercare di capire che cosa farne, nel senso che i film hanno la loro natura, la loro necessità espressiva, non sono parole vaghe ma molto concrete, spero, e l'obiettivo è cercare di essere più fedeli e leggeri possibile per cercare di non alterare la realtà. Io in pubblicità non facevo la fotografia, facevo la segretaria di edizione, era la peggiore segretaria di edizione del mondo. Ho rovinato le pubblicità italiane degli anni 80, credo, piene di errori di continuità. Dopodiché l'estetica dell'immagine pubblicitaria non mi apparteneva per niente, io ero attaccato, ero fedele e a un'idea di cinema francamente un po' diversa, quindi le luci che ho visto fare nei set pubblicitari erano cose che mi ripugnavano sostanzialmente, altro era quello che mi interessava, erano gli anni del nuovo cinema tedesco, insomma c'era una possibilità per la prima volta in cui l'immagine cinematografica realmente potesse diventare realistica. Il cinema neorealista era un cinema neorealista di senso, ma non di immagini spesso. Invece negli anni 80, proprio perché nuove tecnologie arrivavano sul mercato, era possibile rispettare la realtà della luce, la realtà della vita. Io sono convinto che la pellicola è stata una meravigliosa invenzione dei due secoli fa, per cui era ora che andasse in pensione. Sono felicemente digitalizzato, nel senso non ho nessun rimpianto romantico per la pellicola, un mezzo costoso, pesante, gravoso economicamente e fisicamente. Le camere digitali sono leggere, fantastiche, maneggevoli, fedeli, sensibili. Il digitale apre una possibilità, per esempio, determinante, nel senso che io e tutti noi che abbiamo fatto questo lavoro con la pellicola siamo stati a volte costretti a mettere delle luci che non erano necessarie dal punto di vista artistico per ragioni tecniche, nel senso che la sensibilità della pellicola era a volte ridotta, necessitava di un sostegno. Adesso col digitale tutto questo non è più necessario e quindi io adesso metto le luci se le devo mettere, non sono obbligato a metterle. Questo è una grande, questo non è solo un problema mio, è un problema che riguarda tutta la lavorazione del film, nel senso che probabilmente film legati alla realtà, alla verità, sono adesso più semplici e più veloci di una volta. E quindi questo vuol dire anche un'accelerazione dei tempi, una velocità maggiore, quindi più spazio per gli attori, più spazio per i registi. Insomma, io non sono interessato di per sé a un'immagine bella, non ha nessun senso un'immagine bella, bisogna fare un'immagine adatta al film che si sta realizzando, e il digitale in questo mi aiuta moltissimo. Gli effetti speciali non sono un feticcio, gli effetti speciali sono utili
nel momento in cui sono utili a realizzare non solo i desideri del regista, ma anche a volte a supplire a delle mancanze economiche che fanno sì, per esempio, che la moltiplicazione delle comparse o l'idea di poter girare più agevolmente di giorno facendo finta che sia notte, oppure è un aiuto formale, ma non è un feticcio, insomma, l'effetto speciale è un servizio al film, non è l'obiettivo, assolutamente. Penso che il cinema italiano è reale, non lo dico per ragioni così personali, penso che il cinema italiano è il miglior cinema d'Europa, nel senso che abbiamo in rapporto all'esiguità dei mezzi che la situazione economica ci consente, abbiamo una qualità media dei prodotti altissima e abbiamo soprattutto dei registi che hanno delle grandissime personalità, delle grandi individualità ed è un cinema molto, quindi molto più vario e molto più articolato di tutto il resto del cinema europeo, che segue invece delle, perlomeno quello che noi riusciamo vagamente a vedere, mi sembra che segua degli stereotipi molto più commerciali e anche molto più standardizzati. Invece noi abbiamo realmente dei bravissimi autori e dei bravissimi registi. È prova provata non solo l'Oscar a Paolo Sorrentino, ma per esempio Gianfranco Rosi, Grande Raccordo Anulare, I Fratelli Taviani a Berlino, insomma un sacco di altre cose, ma gli EFA, gli European Film Awards, insomma vinciamo un po' dappertutto. Se ci si può aspettare una sorpresa dal nuovo film di Paolo è che non ci saranno sorprese, quindi dopodiché, cioè nel senso ci saranno delle grosse sorprese perché non sarà come gli altri film di Paolo e quindi sarà una grande sorpresa, quindi la sorpresa sarà che non ci saranno balzi della macchina da presa. E dopodiché penso che sarà un meraviglioso film anche questo. Dopodiché, rispetto agli altri, io non riesco a fare preferenze, non ho, io sono affezionato a tutti i film che faccio come i figli, quindi non saprei dirti che cosa. Diciamo che ho un'affezione particolare per Il Divo, perché Il Divo è probabilmente il film più ricco visivamente rispetto all'esiguità del budget. Il Divo non è stato finanziato pressoché da nessuno, perché nessuno voleva fare un film su Giulio Andreotti, l'abbiamo fatto veramente con grande esiguità di mezzi e mi sembra che il risultato dal punto di vista non solo formale ma anche contenutistico confermi quanto Paolo sia un genio. Quindi diciamo che tornando anche al discorso di prima, il problema del cinema italiano, oltre a un problema diciamo di recezione rispetto al pubblico, è il problema che il cinema italiano è abbandonato a se stesso da uno Stato e da delle istituzioni che sono totalmente sorde e non capiscono che il cinema è non solo una forma di espressione artistica ma è anche un grande ritorno economico. Faccio un esempio molto semplice: La Grande Bellezza quest'estate ha portato a Roma non so quanti turisti, ma sicuramente molti, e allora questo è un investimento, l'investimento sulla cultura è un investimento che rende e che restituisce molto di più di quello che costa. Noi siamo portati a pensare che questo lavoro è un lavoro individuale, invece la cosa meravigliosa del cinema è che è un lavoro di gruppo. Allora il vero consiglio, l'unico vero consiglio che si può dare a chi comincia questo lavoro è di farlo collettivamente con degli amici. Questo è l'unico, e non pensare perché non ci sono più le pellicole, non c'è più la macchina da presa, perché non ci sono più i soldi, non pensare che il film che stiamo producendo sia quindi inevitabilmente un film debole, perché non ci sono queste cose, anzi probabilmente bisogna fare ricchezza di questa povertà di mezzi e cercare di capire come utilizzarla al meglio. Però insomma il dato di fondo è che l'aspetto meraviglioso del cinema è che è un lavoro collettivo, non siamo pittori di fronte alla tela, non siamo scrittori da soli col computer, stiamo facendo un meraviglioso lavoro di gruppo e quindi invece proprio questa idea della singolarità, dell'atomizzazione, dell'isolamento è esattamente quello che va in una direzione contraria alla creazione cinematografica. Tutto qui.